È finita a 5-1 l'amichevole Milan-Vicenza, la partita del precampionato disputata ieri pomeriggio in quel di Milanello. Un'amichevole di lusso che evoca bei ricordi alla mente dei tifosi vicentini dopo anni di delusioni e cattivi risultati. Il Lane è tornato ad affrontare una delle protagoniste del calcio italiano ed europeo. L'ultimo scontro diretto risaliva all'11 febbraio 2001. Il Vicenza, allora allenato da Edoardo Reja, si impose al Menti davanti a 15.000 spettatori grazie alle reti di Ousmane, Dabo e Luca Toni. Sono passati più di 19 anni da allora e molte cose sono cambiate. Il Milan ha vinto due Champions e due scudetti, il Vicenza invece ha vissuto un brutto declino, conclusosi con il fallimento della società e la ripartenza dalla C dopo la fusione con il Bassano. Ieri invece, grazie alle doppiette di Diaz e Castillejo, al gol di Colombo, il Milan del presidente Scaroni, tifoso e cittadino vicentino, si è imposto per 5-1. Il gol bandiera dell'anno è stato firmato da Guerra al 55esimo. Era un test importante, ma poco male, bisognerà ripartire da qui. Piccola postilla per i tifosi biancorossi che ricordano questo match con nostalgia: il 2 marzo 1996, partita di ritorno giocata a San Siro, 4-0 il finale per i rossoneri. Una bolgia di tifosi sotto il simbolo dei Vigilantes andò ad incitare ed applaudire la squadra nonostante la difficile situazione in campionato. Un bel gesto dimostra quanto i tifosi del Vicenza siano legati alla squadra, un legame che continuerà nel tempo e che aiuterà la squadra a tornare a certi livelli.